Ciao a tutti, in questo nuovo episodio della carriera allenatore con la nostra Inter su FIFA 18. Iniziamo subito, andiamo a vedere nel calendario. Nel scorso episodio abbiamo battuto la Roma per 2-1 e siamo passati in Coppa Italia ai quarti di finale, anzi siamo passati in semifinale battendo il Cagliari ben 4-0. Questo episodio SPAL, fine calciomercato e Crotone penso che andremo a fare, vedremo adesso, dipende da quanto durerà la parte di calciomercato, anche perché il nostro non è ancora finito. Se andiamo a vedere abbiamo ancora 83 milioni, poi vabbè saranno anche un po' di meno perché un po' saranno per il budget. Facciamo 80 milioni, così penso che possano andare bene. E una squadra da sistemare perché non è completa. Allora, come terzini destri penso che con D'Ambrosio e Cancelo ce la possiamo cavare fino a fine stagione. A centrocampo dovremmo essere a posto perché COC abbiamo Borja Valero, Meyer e in caso anche Sané. Centrocampisti centrali, Vesino come panchinaro, dovremmo essere a posto anche qui. Poi non so se c'era anche qualcun altro, no, solo loro, cioè solo Vesino, Milinkovic, Savic, Gagliardini. Poi in caso un COC tipo Borja Valero potrei metterlo anche in mezzo come mediano. Sugli esterni siamo a posto perché abbiamo Gabigol, Pulisic come riserve. Qui adesso manca invece qualcosa perché Handanovic, vabbè Handanovic abbiamo Padelli, poi giocherà sempre Handanovic, speriamo che non gli capiti niente di male, però come terzini siamo messi male, terzini sinistri, perché abbiamo solo Dalbert e se si fa male chi gioca? Questo è un problema. Poi difensore centrale, Miranda sta recuperando e in caso ci sarebbe solo Skriniar, quindi magari una squalifica e un infortunio potrebbero metterci un po' male. Quindi vedremo in questo episodio di andare a prendere un terzino sinistro e un centrale difensivo. Esatto, sì. Gli obiettivi li ho già trovati, che sono... in effetti c'erebbe Henrix, però maledizione, appena andato al Milan. Mi avete dato qualche consiglio, alcuni che ci potrebbero stare, altri non credo che li prenderò in considerazione. Mi è stato proposto anche di andare a prendere Ciciretti, ma non mi convince a dir la verità. Ho guardato un po' le statistiche, dovremmo chiedere di seguirlo, quindi non abbiamo tempo di farlo. Però come obiettivo per la difesa abbiamo Manolas, Kostas Manolas come centrale difensivo, invece come terzino ho trovato questo Grimaldo. Anche se lì c'è scritto che non si priveranno di questo giocatore, noi faremo un tentativo. Purtroppo altri terzini non ce ne sono, perché altri terzini decenti che possiamo andare ad acquistare con i soldi che abbiamo, perché come vedete, allora Darmian, a parte che si è appena trasferito, Rodriguez in teoria potremmo pagare la clausola, quindi vedremo. L'ultima speranza sarà Riccardo Rodriguez, anche se andare a prenderlo dal Milan non è una cosa molto realistica. Poi in caso come centrale difensivo in effetti ci sarebbe De Ligt, che mi avete consigliato voi, 18enne fortissimo, devo dire la verità. Anche se però preferirei andare a prendere uno già esperto, perché abbiamo già Skriniar che è giovane. E, quindi io farei un tentativo per Grimaldo. No, non è vero. Non è in vendita, perfetto. Quindi l'alternativa che ho trovato... intanto c'è De Vrij che è a scadenza. Mi potrebbe ispirare la cosa... Potremmo fare un tentativo, però forse è il caso di andare a tentare Manolas. Io proverei ad andare a prenderlo, perché un centrale come Manolas ci serve. Quindi andiamo a vedere, anche se dalla Roma, però potrebbe essere realistica come cosa, perché la Roma anche nella realtà cerca di vendere. Quindi offerta per cartellino, noi abbiamo 79 milioni, vabbè 80, e gliene offriamo... Partiamo da 42, magari ce l'accettano subito, sarebbe bella come cosa. Attenzione, subito così, 42 milioni per Manolas, attenzione, subito andiamo a trattare con lui perché potrebbe essere già disponibile per la partita contro la SPAL. Poi vi dirò anche una modifica che ho fatto per le partite. Allora qui io provo a mettere importante, se non accetta mettiamo cruciale. E infatti è quello che andremo a fare, vabbè ci può stare, dai è forte. 85, 26 anni, 4 anni vanno bene. Clausola rescissoria, loro non la vogliono. Non la vogliono, non la mettiamo. Ora, qui andiamo a sistemare un po' le cose. Ti do un po' di più di stipendio, tipo 135, però togli tutti questi bonus. Non voglio darti troppo. Ok, non gli va bene. Mi sa che dovremmo fargli un po' di stipendio ancora in più, tipo 140.
togliamo tutta sta roba. Magari accetta. Anche se, no, vabbè. Andiamo a offrirgli ancora, anche di più, dai. Tipo un 155. Forse un po' troppo, sì, vabbè, dai. Però l'importante è che ha accettato. Quindi, adesso possiamo anche andare a giocarci la partita con la SPAL. Poi vedremo l'obiettivo per il calciomercato, per il terzino destro. Cioè, sinistro, scusate, volevo dire. Al posto di Dalbert. Allora, potrebbe debuttare da titolare Milinkovic-Savic. Anzi, debutterà da titolare. Poi direi di mettere anche Cancelo. Manolas, sapete che, visto che non si è messi molto bene, io metto subito Manolas, perché è giusto così. Meyer gioca, Pulisic, vabbè dai, mettiamo Perisic per il momento. È vero, Dalbert non possiamo sostituirlo, non ce ne ha di sostituti. Ma in effetti, cioè, di la verità, ok, sì, Milinkovic-Savic può fare anche il COC, trequartista. Bene, l'importante era questo. Direi che possiamo andarci a giocare così la prossima partita. Anzi, mettiamo Martinez al posto di Skriniar e andiamo a giocare contro la SPAL. Come vedete lì in alto è cambiata la difficoltà, perché adesso è leggenda. Mi avete consigliato di farlo, ho deciso anch'io. Proveremo un po' così, visto che si vinceva praticamente tutte le partite, quindi ci sta aumentare la difficoltà, magari perderne qualcuna in più. Anche se ora che ci penso, quel Miranda col cerotto non... forse è il caso di cambiarlo. Mi è venuto in mente mentre parlavo. Ok, giochiamo così questa partita con due debutti, con questa maglia dell'Inter. Come sempre, scendiamo in campo e forza Inter. Attenzione alla SPAL con Borriello in area. Paloschi, attenzione dentro. Borriello, il tiro! Non è in fuorigioco l'attaccante della SPAL e sblocca la partita dopo 7 minuti. Mora 1-0. Iniziamo male questa partita. In quel caso della SPAL è il caso di andare subito all'attacco e cercare di recuperare, perché non si può continuare in questo modo. Anche se ancora siamo all'inizio, c'è tempo. Intanto attenzione, perché c'è Meyer che prova il tiro murato. Però attenzione ancora all'Inter. Meyer tiene palla, poi Bella dentro per il gol del pareggio di Gagliardini. Subito grande reazione dell'Inter, che la pareggia istantaneamente con una grande azione. Meyer per chi era? Quello che gliel'ha passata, forse Martinez, no, non me lo ricordo più, maledizione, chi ha fatto l'assist. Forse è già primo assist di Milinkovic-Savic, mi viene il dubbio. Comunque pareggio dell'Inter, 1-1. Rizzo, Borriello, Maxi Maia. Meyer, attenzione, Meyer. Meyer il tiro, 2-1, 2-1 dell'Inter. Subito la ribalta con Max Meyer, che è partito dopo il passaggio di Dalbert. I difensori non l'hanno chiuso, hanno veramente sbagliato non poco. E poi il tiro di mancino di Max Meyer va in porta. Questo per lui è il gol numero 2 in questa Serie A. 2-1 Inter. Attenzione qui al colpo di testa di Borriello. Sul primo palo Handanovic però riesce a bloccare. Meyer, attenzione allo scatto di Meyer per Icardi. Attenzione Icardi, dentro per Ivan Perisic il tiro. Felipe riesce a murare il tiro segnato agli avversari. Pallone interessante. Attenzione alla SPAL con Paloschi. Paloschi il pareggio. Dopo 35 minuti la pareggia di nuovo. Anzi, per la prima volta la SPAL. Tanto noi abbiamo Gagliardini che si è fatto male. Speriamo che si riprenda, perché non voglio sostituirlo ora. Sta giocando anche abbastanza bene. Però purtroppo c'è il pareggio di Paloschi, quindi bisogna tornare in vantaggio. Attenzione Icardi. Attenzione Meyer per Perisic, il tiro, il gol di Perisic dopo la mezza papera di Meret. 3-2 Inter, incredibile, che partita. Dopo 41 minuti siamo 3-2. Gran gol di Perisic, grande azione dell'Inter. Era Milinkovic-Savic comunque, non Meyer, quello che ha fatto l'assist. Il tiro sembrava centrale, anche se Meyer l'ha respinta nella propria porta invece che fuori.
Perisic sulla fascia. Attenzione all'inserimento di Milinkovic-Savic, steso in area. Milinkovic-Savic si guadagna un rigore nel suo debutto. Attenzione, perché l'arbitro cosa fa? Ammonisce Grassi per la spalla. Calcio di rigore va Mauro Icardi, ovviamente. So che la sbaglierò, ma proviamo a metterla lì. C'è la parata di Meret, incredibile. Ho cambiato all'ultimo direzione e la parata. Io non ci posso credere. So che non l'altezza con cui l'ho tirata. Attenzione, intanto, mamma mia, credevo fosse entrata. So che non l'ho tirata, cioè l'ho tirata proprio a mezza altezza, quindi ideale per il portiere. Però il fatto che mi abbia azzeccato l'angolo non mi piace proprio. La Roma continua a muoversi e quindi si rimane sul 3-2. Idea molto precisa in queste ore. Icardi. Attenzione Icardi. Al limite dell'area il tiro, Meret, altro miracolo. E caso forse di togliere Gagliardini, però. Forse lo metteremo Borca Valero, però verrà sostituito. Tanto cross di Perisic, niente. Scelta giusta. Gagliardini. Gagliardini, mamma mia. Gran tiro questo. Palla fuori di poco. Attenzione a Perisic, si è inserito Mauro Icardi, Icardi Meret, incredibile, lo ferma di nuovo. Galleria in trasferta per loro, come sempre, in diretta su Sané, prova a scattare, attenzione, c'è Mauro Icardi, 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 fuori! Altra grandissima occasione per Icardi. Stavolta facciamo uscire Gagliardini, ma Icardi oggi si sta mangiando veramente troppi gol. Speriamo di non pagarli, perché sennò sarebbe proprio una catastrofe. Padroni di casa che sono sotto di una rete a pochi minuti dal termine, i tifosi sembrano crederci ancora. Hanno a disposizione poco tempo, ma tutto può ancora succedere. Stanno facendo girare molto bene il pallone. Attenzione, grande azione dell'Inter. Con Max Meyer il tiro. Mamma mia, Meret blocca anche questa. Ma che azione che avevamo fatto. Attenzione, bellissima l'azione. Perisic fuori. Incredibile. Finisce qui la partita. Ma potevamo sicuramente fare meglio. Abbiamo praticamente dominato, anche se abbiamo preso due gol. E potevamo anche evitarli. Attenzione, perché guardate lì, migliore in campo Milinkovic-Savic al debutto. E Manolas ha preso anche lui un gran 9. Sicuramente hanno fatto un ottimo debutto i nuovi acquisti, perché se non sbaglio Milinkovic-Savic ha fatto un assist, Manolas ha fatto molte ottime chiusure. Anche se poi vabbè, abbiamo preso due gol, ma se non credo sia colpa di uno di loro. Attenzione a Gagliardini, fuori 5 giorni. Vabbè dai, non c'è problema. Ora Miranda, sì, giocatore ristabilito. Pulisic, in effetti chiede di giocare. Ah, e Vesino, mi ero dimenticato che mi aveva chiesto di giocare. Vabbè, cercheremo di far giocare sicuramente molto di più Pulisic, perché sì, in effetti è vero, lo stiamo facendo giocare un po' poco. E ora manca un allenamento che sistemiamo subito. Facciamo allenare il nuovo acquisto, direi. Milinkovic-Savic, credo che possa andare bene dribbling col possesso. Vediamo un po' come vanno questi allenamenti. Una A subito per Milinkovic, bene, grande così. E adesso direi che possiamo andare a concentrarci sul terzino da andare a comprare. Tanto il Bayern vuole Ivan Perisic per ben 54 milioni. Sono veramente tanti. E sapete che faccio io? Di certo non lo vado a vendere così. Anzi, un altro anno mi piaceva tenerlo, a dire la verità. E qui è dura, perché qui abbiamo, chi è che ci sarebbe in teoria come sostituto? Di certo non sto pensando di andare a cederlo, questo sicuro, state tranquilli. Ma volevo solo vedere se in caso di offerta altissima, perché io cercherò di rilanciare. In caso di offerta veramente alta vedrò, però non è che, cioè i sostituti ci sarebbero in teoria, però ci sarebbe, a un giorno dalla fine del mercato sarebbe un casino, quindi rifiutiamo. Avrei potuto chiedere 80 milioni, ma non voglio rischiare di perderlo proprio ora. Perfetto, ed ecco il nostro obiettivo, il nostro prossimo acquisto e ultimo acquisto di questo calciomercato, cioè Aaron Martin. Andremo ad acquistare lui come terzino sinistro di riserva. Purtroppo non abbiamo
dati sufficienti, però vediamo lì una clausola rescissoria in caso di no, la squadra non è disposta a vendere questo giocatore, possiamo però trattare direttamente con lui. Ah, quindi per forza dobbiamo pagare la clausola. Questa potrebbe essere una buona cosa. Poi il fatto che sia di 26 milioni mi fa sperare bene, perché sono tanti. C'era anche Mendy, però purtroppo anche lui è stato appena trasferito in questa squadra. Io direi di andare a pagare la clausola. 26 milioni, spero che siano spesi bene. Però un giocatore in quel ruolo ci serve. Purtroppo non ce ne sono tanti, e molti di quei pochi che ci sono, terzini sinistri intendo ovviamente, sono tutti appena trasferiti oppure incedibili. Tanto ho accettato turnover. Come stipendio, come vedete, a 20 anni, no, stipendio, durata contratto, volevo dire, van bene 4 anni, come vedete a 20 anni lui, quindi è anche molto giovane, non avrà chissà che di valutazione, immagino, però ci va bene così, perché alla fine è un sostituto, deve essere una riserva. Accettato 90.000 a settimana, bene, adesso sono curioso di andare a vedere la sua valutazione generale, il suo overall, ovvero, che sarebbe di 77 a 20 anni. E beh, abbiamo fatto un ottimo acquisto secondo me, perché è quasi ai livelli di Dalbert. 77 non è male, anzi, secondo me è sicuramente un ottimo acquisto. Sicuramente, ripeto, la nostra fortuna è stata vendere João Mario a quel prezzo. Vediamo un po' le altre squadre come si sono comportate in questo calciomercato, soprattutto le big, volevo vedere. Fiorentina non ha fatto assolutamente niente, né cessioni né acquisti. Il Genoa, vabbè, niente di che. Intanto guardate qua l'Inter, 135 milioni, abbiamo preso Lamela parametro 0, poi tutti gli altri, abbiamo speso soldi e venduto soltanto João Mario Santon. La Juve ha preso Bellerin, attenzione, e ha venduto Asamo Alicksteiner, entrambi a parametro 0. La Lazio ha ceduto Felipe Anderson e Milinkovic-Savic, ovviamente a noi Milinkovic. Milan ha preso Koke, Napoli ha venduto Unas e Isai, la Roma ha venduto Dzeko e Manolas, vabbè Manolas a noi, però addirittura Dzeko, quindi io la toglierei dalla lotta forse per la Champions addirittura, mentre vabbè le altre non ci interessano particolarmente. Andiamo avanti, possiamo concludere qui il calciomercato, ci vediamo alla fine, oppure in caso di offerte ci vediamo anche, cioè, prima. Perfetto, finisce qui il calciomercato, non è successo niente, è arrivata soltanto un'offerta al Manchester City per Mauro Icardi, ma ovviamente l'ho rifiutata, erano solo 67 milioni, quindi non potevo fare altro. Intanto si è infortunato Ivan Perisic, fuori 3 settimane, per fortuna non troppo, quindi noi possiamo proseguire verso la partita col Crotone, il giocatore del mese Mauro Icardi, e però alla fine questo infortunio di Perisic sarà a favore ovviamente di Pulisic, che voleva giocare di più, quindi potrebbe andarci, non dico bene, però diciamo sicuramente questa è un'occasione per far giocare molto di più Pulisic ovviamente. Intanto sono arrivati dei resoconti che però non ci interessano, visto che ora il calciomercato è finito. Per questo episodio io direi che ci possiamo fermare qui, è stato un episodio molto importante perché abbiamo concluso il calciomercato. Intanto guardate qui Martin che è già salito, che spettacolo, mamma mia. E abbiamo un nuovo sostituto per la fascia ovviamente, questo è un bene perché guardate Borja Valero è già sceso, quindi meno male. Manolas direi che sarà il titolare, il primo panchinaro per la difesa sarà ovviamente Skriniar, mentre ok, direi che siamo a posto. Pulisic non so se era già salito, però come vedete adesso è 81, non so se è salito in questo episodio oppure in quello precedente, però comunque è un'ottima cosa. Direi che per questo video ci possiamo fermare qui. Ho sistemato la formazione come avete visto con nuovi acquisti. Nel prossimo episodio andremo a sfidare Crotone e Bologna, entrambe partite in casa, quindi saranno assolutamente da vincere. Direi che allora per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo, ciao a tutti!